Io credo che in questo momento all'Italia bisogna lanciare un messaggio di consapevolezza della strada che stiamo compiendo. L'anno scorso, in questi giorni, ci si chiedeva se l'Italia sarebbe stata in grado di agganciarsi alla ripresa che era in atto, trainata dai paesi emergenti. Oggi ci rendiamo conto che non solo l'Italia è riuscita a accrescere la sua capacità competitiva e quindi ad aumentare la crescita che deriva dalle esportazioni, ma anche vediamo che l'Italia sta crescendo con delle revisioni al rialzo dei tassi di crescita, mentre per il resto del mondo si verifica il contrario. E questo è un fatto che non accadeva da anni. Quindi buone notizie. Buone notizie, io credo che questo sia il messaggio che dovrà uscire da Cernobbio insieme alle indicazioni su che cosa si deve fare per rafforzare questo trend.